E si concluse a Novara la prima convention di Forza Italia dopo la morte del suo fondatore Silvio Berlusconi con tutte le personalità di peso del partito. La festa azzurra era stata organizzata da diversi mesi dopo il decesso dell'ex premier. È diventata occasione per tutti i membri del partito di trovarsi e decidere di ripartire e come ripartire. E dunque c'erano tutti al castello di Novara per la convention azzurra. Anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo, coordinatore regionale del partito. Presenti anche i rappresentanti biellesi di Forza Italia. Un pomeriggio di dibattiti che si sono conclusi con l'intervento del coordinatore nazionale, vice premier Antonio Tajani, per ripartire con un nuovo slancio di idee e di valori e guardare al futuro del partito. Dopo l'introduzione del senatore Zangrillo, i lavori della Festa Azzurra, organizzata proprio in occasione della 2 giorni dedicata al tesseramento, sono entrati nel vivo con il panel La Forza del nostro territorio. Dunque spazio agli assessori, consiglieri regionali di Forza Italia ed ancora al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Al termine, il ministro Zangrillo e il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, hanno dialogato con il direttore di Libero, Pietro Senaldi, sul tema Forza Italia, forza di governo, per continuare il sogno del presidente Berlusconi.